La quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, la quarta di fila al Palagrotte. C'è anche l'animata del Castellana Grotte tra le semifinaliste dell'edizione 2023 della Coppa Italia di Serie A2 di volley. I gialloblu, a distanza di 8 giorni dallo scontro di campionato, battono ancora a Portoviro e centrano il successo nella gara secca dei quarti di finale. Finisce 3-0, 25-19, 25-23, 25-9, la sfida che vale il superamento del turno per la formazione allenata da Jorge Canestracci. Castellana torna così nelle semifinali di Coppa Italia di A2 a distanza di 11 anni. L'ultima volta fu nel 2011-2012 con la finale vinta ad Andria contro Segrate. Da allora tre eliminazioni nei quarti di finale, in questo caso però lo scoglio è stato finalmente superato. In attesa della definizione della formula della fase finale di Del Monte Coppa Italia di Serie A2, che potrà prevedere o la disputa di una Final Four il 4 e 5 febbraio 2023, oppure la semifinale il 18 gennaio 2023 e la finale il 5 febbraio 2023, è delineato l'avversario dei castellanesi, che sarà la Libertas Cantù, formazione lombarda che ha già battuto il gialloblu al Palagrotte. Sono sorpreso perché, sai, quando le cose sono difficili, uno tira il meglio di sé. Mi aspettavo questo del Portoviro e la verità è che è stato l'inversa. Noi, dopo di una serie di partite vinte, comunque abbiamo tirato il meglio di noi. È stata una partita importante, sia dal punto di vista fisico che mentale. Questo è stato bellissimo. Mister, la quarta consecutiva al Palagrotte, la quinta consecutiva tra casa e trasferta. Questa squadra sta acquisendo consapevolezza di poter fare cose buone. Ma sì, sai, però c'è sempre un rischio, no? Il rischio è che noi non siamo la squadra ammazza campionato, noi siamo una squadra normale che lotta ogni partita. Credo che questa è ogni partita la dobbiamo lottare, la dobbiamo soffrire. Credo che questa è il valore nostro. Riusciamo a esprimere al meglio il nostro gioco, finalmente anche in casa, dopo la prima parte di campionato dove magari avevamo peccato un po' in qualche gara non proprio bella. E niente, è uno spettacolo giocare qui con questo pubblico, con questo clima. Insomma, abbiamo imparato a sfruttarlo a nostro favore, penso si stia vedendo.